Ciao, in questa lezione parliamo degli accenti. Gli accenti sono uno strumento fondamentale per spostare l'enfasi ritmica, l'enfasi metrica all'interno di una figurazione musicale. Quindi, se andiamo a eseguire le quattro figurazioni metriche da un quarto all'interno di una battuta di quattro quarti, l'accentazione standard prevede la massima enfasi sull'inizio della battuta e un'enfasi minore ma maggiore del secondo e quarto movimento sul movimento numero 3. Quindi 3, 4. Abbiamo quindi posto la massima enfasi metrica sul primo e sul terzo movimento e abbiamo sottovalutato dal punto di vista metrico il movimento numero 2 e numero 4 per creare quindi questa differenza di valore metrico fra i vari quarti. Ma esiste un altro metodo per modificare, quindi creare una differenziazione fra i vari eventi ritmici, appunto, che eseguiamo con la mano destra. Ad esempio, se eseguiamo una pennata intera, quindi una pennata che colpisce tutte le corde in corrispondenza degli eventi importanti, otteniamo il massimo volume che possiamo produrre. Se colpiamo unicamente una parte del telo delle corde, ad esempio, poiché stiamo utilizzando la pennata in giù, soltanto la parte bassa del telo delle corde, quindi la sesta, quinta e quarta corda, diminuiamo il volume che produciamo quando eseguiamo appunto l'evento ritmico della pennata in giù. Quindi pennata in giù piena, pennata in giù parziale che colpisce unicamente i bassi. Possiamo utilizzare questa tecnica per modificare il peso ritmico delle varie pennate. Se ad esempio associamo una pennata intera, ovvero una pennata che colpisce l'intero telo delle corde, quindi tutte e sei le corde, in corrispondenza del tempo forte o del tempo mezzoforte, e colpiamo soltanto i bassi in corrispondenza del secondo e del quarto movimento, creiamo questa differenza dinamica fra i vari eventi ritmici che eseguiamo. 3, 4. Prima di andare avanti vorrei eseguire nuovamente queste ritmiche a una velocità maggiore per sentire ancora meglio appunto l'incedere di questi accenti. Eseguiremo quindi le quattro figurazioni in successione, una dopo l'altra. Ok, andiamo avanti quindi e esploriamo altre combinazioni di accenti, ma rimaniamo comunque all'interno di una figurazione ritmica composta in quarti. In questo caso quindi abbiamo, ad esempio nella figura 5, gli accenti posti sul primo e il secondo movimento, oppure sul primo e sul terzo, nella figura 6, e nell'esempio 7 abbiamo gli accenti sul primo e sul quarto movimento.